Buongiorno, bentrovati. Siamo con il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. E, insomma, ci troviamo in una fase abbastanza, delicata in cui abbiamo imparato che tutti gli indicatori, nel momento in cui li vediamo, potrebbero non corrispondere diciamo, al periodo in cui ci troviamo. Lo vediamo con i contagi, no? Abbiamo dei dati che potrebbero voler dire che la situazione sta peggiorando, potrebbero non sembrare realistici, ma può valere anche per i dati dell'economia. Abbiamo visto recentemente che ci sono dati molto positivi o comunque migliori di quanto ci si attendeva, ad esempio con i dati trimestrali sul PIL, adesso la sentiamo, con i dati sul PIL dell'ultimo trimestre c'è stato un ottimo dato, che è quello del più 16%. Mi sente, ministro? Mi sente? Sento purtroppo con un ritardo lei per due volte, quindi lei sovrappone la sua stessa voce e quindi non capisco cosa dice. Credo sia il ritorno, non Questo so bene. potrebbe essere un problema, se parlo due volte, sono una doppia voce, potrebbe essere un problema. No, così non so. Risolviamolo perché sennò sarà faticoso. Immagino di sì, presumo che potrebbe essere problematico. Stiamo cercando di capire, di risolvere il Ora problema. credo che vada bene. Adesso va, perfetto, siamo Perfetto. ritornati. No, come dicevo, riparto brevemente, diciamo, all'introduzione, dicevo che abbiamo imparato che i dati che vediamo in questa fase di pandemia potrebbero non indicare il quadro reale. Lo vediamo con i dati del contagio che esplodono all'improvviso, quindi il quadro dell'epidemia potrebbe essere peggiore di quello che vediamo. E per l'economia, perché ad esempio abbiamo visto il dato recente del PIL con un ottimo segnale della crescita, un più 16% nell'ultimo trimestre, che però è un po' guardare indietro nei mesi passati, e con la pandemia cambia velocemente anche l'economia, e quindi questo ottimismo, questi segnali positivi potrebbero non rappresentare più il quadro attuale. Dal suo punto di vista, che immagino avrà dati un po' più aggiornati o in tempo reale, con le misure che sta adottando il governo, com'è lo scenario dell'economia italiana per i prossimi mesi e se cambia il contesto dei conti pubblici per il prossimo anno, per quest'anno e per il prossimo? Ma come ha detto lei, naturalmente molto dipenderà dall'evoluzione della pandemia, è quasi ovvio ricordarlo. Noi non siamo stati presi di sorpresa dal dato del terzo trimestre perché da tempo eravamo consapevoli che l'economia italiana aveva reagito molto bene allo shock del secondo trimestre e che era in corso un rimbalzo molto forte e più volte avevamo detto che sarebbe stato possibile avere dei numeri superiori alle nostre previsioni. Così è stato e questo è importante perché è un segnale di forza, di resilienza dell'economia italiana, del nostro sistema delle imprese, del modo in cui imprenditori e lavoratori si sono rimessi al lavoro dopo mesi così difficili e anche naturalmente il frutto del fatto che in Italia, come in tutta Europa, si è scelto giustamente di realizzare politiche espansive senza precedenti di supporto al sistema economico che hanno garantito liquidità, che hanno protetto la capacità produttiva, che hanno sostenuto le famiglie, i lavoratori. Senza questa linea di politica economica comune europea che tutti i governi hanno interpretato e che credo che il governo italiano ha interpretato in modo efficace, non sarebbero stati possibili dei risultati così positivi. Questo è un dato comunque che in qualche modo ci dà il senso di un sistema economico che è in grado di reggere shock se viene sostenuto. E noi abbiamo sempre detto che accompagneremo qualsiasi intervento restrittivo che sarà necessario per contrastare la pandemia con le adeguate misure di virus e poi la politica economica deve sostenere il sistema produttivo, il paese in modo proporzionale e adeguato rispetto alle misure. Noi siamo nelle condizioni di affrontare diversi scenari. Adesso abbiamo varato un decreto molto corposo e anche, devo dire, con una insomma, rimarchevole rapidità per sostenere quei settori che sono stati toccati dal DPCM, che credo ormai il dibattito penso sia chiuso oggi, se abbiamo esagerato a chiudere
i ristoranti la sera, i bar, le palestre. Credo sia del tutto evidente che questo era il minimo che andava fatto, e quindi noi abbiamo immediatamente offerto il sostegno e avevamo le risorse per farlo. Abbiamo impostato una strategia di bilancio che ci dà risorse molto significative, perché sul 21 noi tutto compreso abbiamo 70 miliardi appostati, perché abbiamo le risorse dello scostamento vero e proprio, quei circa 24 miliardi che possono, con una parte già che avevamo previsto, sarebbe stata usata esattamente per i settori colpiti dal protrarsi della pandemia, quindi abbiamo queste risorse per supporti, sostegni ai settori colpiti, per la cassa integrazione. Adesso abbiamo anche raggiunto un positivo accordo su come utilizzarla nei primi mesi dell'anno. Poi abbiamo le risorse del recovery plan e la possibilità di anticiparle dal 1 gennaio, perché nella manovra avremo la liquidità per anticipare le risorse che poi pensiamo ci saranno rimborsate. E poi abbiamo 31 miliardi di manovra che è stata già fatta sul 21, perché sono le misure che abbiamo già messo nei decreti precedenti e che valgono sul 21. Quindi complessivamente sono risorse che ci possono anche consentire di adeguarci a tutti i tipi di scenari. Se gli scenari pandemici e le misure di contrasto richiederanno risorse aggiuntive, naturalmente noi mobiliteremo le risorse aggiuntive come sempre abbiamo fatto. Perché diciamo il governo, come doveroso, un po' come tutti i governi diciamo in Europa e nel mondo, non si è risparmiato nella spesa in deficit come diciamo punto doveroso in questa fase, però nell'elaborazione della NADEF, nel documento programmatico di bilancio, mi pare di capire che anche il Ministero dell'Economia e il Tesoro abbia avuto un occhio al debito pubblico italiano, che era già diciamo abbastanza grosso di suo, è cresciuto ancora di più ed è stato attento nel far tornare i conti in modo che sia cresciuto abbastanza ma che poi abbia una sua discesa. I tassi sono in calo, quindi diciamo non ci sono tensioni come negli anni passati sul debito pubblico italiano. Questo ci deve far star tranquilli, vuol dire che possiamo comprare ancora altro tempo per affrontare la pandemia, o comunque è un vincolo che esiste quello del debito pubblico? Ma l'Italia deve stare attenta a definire una traiettoria di finanza pubblica che tenga conto dell'alto livello del debito e che punti a una sua riduzione nel medio periodo. Ma ciò non è affatto in contraddizione invece con la mobilitazione, se necessario, massiccia di risorse per interventi anticiclici, cioè interventi che sono one-off, che non incidono strutturalmente sul livello della spesa, ma che mobilitano temporaneamente risorse proprio per consentire al PIL di ripartire. È quello che abbiamo fatto. È un gioco, diciamo, che non è neanche a somma zero, a somma positiva, nel senso che le misure anticicliche one-off tecnicamente sono consigliate dal Fondo Monetario, dall'Unione Europea, e noi le pratichiamo perché sono efficaci economicamente anche dal punto di vista della sostenibilità del debito, perché avere una distruzione di capacità produttiva per una incapacità di sostenere il sistema produttivo nel breve periodo, poi si trascina nel tempo e lì si produce problemi. Altro sarebbe naturalmente invece mettere a repentaglio la sostenibilità strutturale dei conti pubblici, ma questo riguarda appunto misure permanenti. Noi abbiamo delineato uno scenario di medio periodo che arriva fino alla fine del decennio e che indica con chiarezza come siamo nelle condizioni di avere al tempo stesso un aumento del tasso di crescita potenziale del Paese, un aumento degli investimenti e anche un aumento delle risorse in settori che devono essere finanziati di più, e al tempo stesso possiamo vedere una traiettoria discendente del nostro debito pubblico. Questo naturalmente ha una condizione, ha la condizione che sapremo utilizzare bene le risorse del recovery plan, che le sapremo diciamo allocare in modo ottimale e poi che le sapremo soprattutto spendere in modo efficiente. Mi collega a due cose che ha detto. Prima citava il Fondo Monetario, che recentemente ha chiesto agli Stati, ha suggerito di spingere molto sugli investimenti, che in questa fase diciamo hanno un impatto molto forte sul PIL, rapidamente anche nella manutenzione che è necessaria in paesi anche come l'Italia, poi diciamo in progetti già avviati e poi nell'elaborazione di nuovi progetti nel medio termine, per fare in modo che si spendano subito le risorse con un impatto concreto. E lei citava giustamente il recovery fund e le risorse europee da mobilitare. Sulla manutenzione probabilmente non dovrebbe essere un grande problema,
ma per l'Italia ci sono sempre grandi dubbi sulla capacità di spendere e di progettare per utilizzare i fondi europei. Si vede con i fondi di coesione, quelli in genere diciamo, usati o non usati al Mezzogiorno. Si vede anche con parte della spesa sanitaria che non è stata completamente spesa quest'anno. C'è un problema della burocrazia italiana nella capacità di progettare e attuare questi progetti? Cambierà qualcosa oppure diciamo, rischiamo di avere i soldi che tanto desideravamo ma di non essere capaci di spenderli? Sì, questo è un punto essenziale. Sicuramente noi non possiamo limitarci a prevedere una gestione ordinaria attraverso i normali canali delle risorse del Recovery Plan. Occorre rafforzare la capacità di progettazione e di spesa del Paese, anche definendo una struttura ad hoc che sappia svolgere una funzione di regia e di coordinamento del lavoro delle varie, diciamo così, stazioni appaltanti e amministrazioni, e anche che possa, questa è una mia opinione, ma insomma stiamo lavorando su questo, anche disporre dei poteri, diciamo così, sostitutivi nel caso la spesa si rallenti e non venga realizzato il progetto, anche perché una caratteristica delle risorse europee del Recovery Plan è che se non si realizzano gli obiettivi, non solo se non si spendono i soldi, ma se la spesa non produce gli obiettivi previsti in termini, che ne so, di maggiori asili nido, di maggiori edifici cablati, eccetera, eccetera, le risorse non arrivano. Quindi diventa assolutamente vitale fare quello che l'Italia poi ha saputo fare in determinate circostanze, quando si è misurata collettivamente con dei grandi obiettivi, penso all'Expo, penso a Genova. Quindi ci sono degli esempi che dimostrano che poi se l'Italia si applica collettivamente e definisce degli obiettivi, dei progetti come delle grandi mete, delle grandi sfide comuni, noi siamo in grado di fare bene e anche di fare le cose persino in anticipo. Ecco, io penso che tutta l'attuazione del Recovery Plan deve essere ispirata a questa filosofia, diciamo così. C'è sulle risorse del Recovery, vedendo la NADEF, diciamo, si spingerà giustamente inizialmente su tutta la parte dei cosiddetti grants, cioè diciamo dei trasferimenti, del cosiddetto fondo perduto, e diciamo mentre la parte di prestiti verrà poco utilizzata, soprattutto all'inizio. Abbiamo visto che diversi paesi europei, la Spagna o il Portogallo, stanno pensando forse di non utilizzare affatto del tutto la parte dei prestiti, sempre per un tema diciamo di debito pubblico, perché sono prestiti per quanto agevolati che diciamo vanno a ingrossare il debito pubblico. L'Italia cosa ritiene di fare? Di farne a meno, utilizzare del tutto i prestiti, utilizzarli tardi, solo in parte? No, noi abbiamo già detto, noi li useremo tutti fino all'ultimo euro e anzi, non so se saremo gli unici, ma comunque noi abbiamo già deciso di farlo, una parte non marginale la useremo anche come investimenti aggiuntivi, diciamo così, non semplicemente per ricavare un beneficio di tassi di interesse, quindi nella nostra programmazione di finanza pubblica, nella definizione del livello di indebitamento, abbiamo anche una parte, oltre ai grants, abbiamo anche una parte di loans, chiamiamoli così, additivi, ma anche con la parte cosiddetta sostitutiva li utilizzeremo tutti fino all'ultimo euro. Su questo, mi permetta di dire, non so se vedo io un'incoerenza, magari lei mi potrebbe motivare perché non è così, perché mi sbaglio, ma se diciamo, l'Italia usa tutte diciamo, le frecce nell'arco europeo, diciamo, lo SURE che è per la cassa integrazione, che è un prestito, usa i trasferimenti, a maggior ragione perché sono dei trasferimenti, usa tutti i prestiti del Recovery Fund, ma non il MES, sapeva che sarebbe arrivata questa domanda, perché il MES è un prestito e perché il MES è un debito, ma qual è la differenza rispetto agli altri prestiti? Ha delle condizionalità maggiori, più stringenti, ha delle trappole? Cioè, qual è il motivo per cui questo prestito non piace come gli altri? Ha una condizionalità particolare in più rispetto a me? Non sono tra quelli ai quali non piace, come è noto, anche perché l'ho negoziata io questa linea, quindi ha delle condizionalità minori di quelle dei prestiti del Recovery Plan. Certo. E analoghe a quelli dei prestiti di SURE. È un prestito che viene da un organismo intergovernativo invece che dalle missioni comunitarie, diciamo così. Questa è la differenza fondamentale.
Però dal punto di vista delle condizionalità non esistono condizionalità aggiuntive se non quella dell'utilizzo delle risorse per spesa sanitaria. È un prestito naturalmente, questo così come Sciura, noi abbiamo ricevuto pochi giorni fa un bonifico di 10 miliardi, certo, che è sempre piacevole, non è... dalla Commissione Europea, e questo bonifico di 10 miliardi era appunto la prima tranche di Sciura che ci è stata versata. Ecco, questa tranche di Sciura che ho spiegato immediatamente non significa che noi abbiamo avuto 10 miliardi in più per la cassa integrazione, ma che abbiamo avuto 200 milioni in più di risparmio di interessi. Cioè nel bilancio pubblico questa cosa si è tradotta perché è liquidità, appunto. Questo è lo stesso per il MES, ma questo per spiegarlo a coloro i quali poi se lo prenderemo diranno: ma dove sono adesso i 37 miliardi in più? Ecco, sono in più, ci sono i risparmio di interessi, che però non è cosa da poco. Ma come avviene per Sure, effettivamente questo è un prestito che non prevede nessuna condizionalità di tipo macroeconomico e neanche la possibilità di condizionalità future. L'unica condizione è che, come per Sure c'è la condizione che le risorse vengono definite sulla base della valutazione delle spese fatte dal punto di vista sociale, la cassa integrazione, noi ci hanno, diciamo così, validato tra virgolette con Sure tutti i 600 euro e tutte le misure di cassa integrazione, quindi ci hanno dato la liquidità per quelle misure che abbiamo quindi utilizzato al posto della liquidità ricavata con emissioni di BTP. La stessa cosa, la condizionalità del MES è l'utilizzo per spese sanitarie. Ma insomma, credo di non svelare un mistero, un segreto, se dico che la ragione è che ci sono delle valutazioni di politiche diverse nella maggioranza. Certo. Quindi un partito che è a favore e uno che è contro. Quindi la questione non è tecnico-finanziaria, ma è politica. Però lei nel governo l'ha spiegata come l'ha spiegata a noi, diciamo, è abbastanza chiaro che è così, diciamo, tecnicamente. Io ho spiegato a coloro i quali poi mi avrebbero chiesto 37 miliardi di più, che purtroppo non era questo il caso, ma allo stesso tempo ho spiegato a quelli che dicono ci sono condizioni che non ci sono. Quindi a mio giudizio è uno strumento conveniente, uno strumento utile. Io insomma sono sempre stato favorevole al suo utilizzo. Naturalmente perché venga utilizzato, anche sapendo di cosa si tratta, appunto, che stiamo parlando appunto non di grants ma di prestiti a tasso zero, quindi a un tasso inferiore a quello su cui otteniamo il nostro finanziamento sui mercati. Quindi di questo stiamo parlando, l'ho sempre spiegato, e naturalmente sono convenienti. Certo. Citava Sure e la cassa integrazione, adesso diciamo anche a causa diciamo, delle nuove misure restrittive vengono rifinanziate alcune forme di ristoro per gli autonomi, gli esercenti, ma è stata anche estesa la cassa integrazione Covid fino al 31 marzo e anche il blocco dei licenziamenti, il divieto dei licenziamenti. Fino a due settimane fa si pensava addirittura di toglierlo, poi è stato esteso a gennaio, adesso fino a marzo. Ma diciamo, l'Italia però è l'unico paese in Europa che ha adottato il blocco dei licenziamenti, mentre altri paesi hanno usato forme un po' più lievi, ma comunque garantendo i posti di lavoro con delle casse integrazioni, forme di cassa integrazione speciali come la cassa Covid, e non si è avuto un impatto negativo in termini occupazionali superiore all'Italia. Secondo molti, anche economisti, il blocco dei licenziamenti può creare una specie di tappo, di pentola a pressione o di bolla occupazionale che poi qualcuno dovrà far scoppiare quando verrà tolto questo tappo. Potrebbe diciamo, rendere le ristrutturazioni aziendali, le fusioni molto più complicate e produrre delle, anche con nobili intenti questa norma, produrre delle conseguenze negative più in avanti. Il governo ci ha pensato a questo? Perché l'Italia è stato l'unico paese a scegliere questa formula? Ma noi non disponiamo, ed ecco un problema serio dell'Italia, a cui dobbiamo porre rimedio rapidamente, di un sistema adeguato di politiche attive. E quindi abbiamo diciamo un modello tra virgolette di flexicurity, se vogliamo chiamarlo così, ancora sui suoi primi passi, ancora inefficace e imperfetto. Credo sia questa, se, dal punto di vista proprio analitico, dico, a parte le considerazioni politiche, la ragione di fondo per cui è stato necessario prendere una misura così significativa. E ovviamente noi avevamo già definito una uscita graduale da questi meccanismi, e naturalmente di fronte alla recrudescenza della pandemia, al protrarsi di una situazione
meno ordinaria di quella che immaginavamo, abbiamo ritenuto di aprire un dialogo con le forze sociali e di trovare un'intesa su un prolungamento di questo blocco, accompagnato al sostegno alle imprese attraverso un nuovo ciclo di cassa Covid. È positivo che si sia realizzato questa intesa, e a fianco di questo, diciamo così, termine, in parallelo svilupperemo, proprio vogliamo già dalla legge di bilancio introdurre dei meccanismi di incentivo, di sostegno all'occupazione, alla ricollocazione, proprio per darci gli strumenti anche per uscire da blocchi così rigidi e governare anche una fase in cui noi contiamo ci sarà un aumento dell'occupazione, la fase della ripresa, la fase post-Covid, e proprio per questo però è bene anche aiutare e gestire gli inevitabili meccanismi di ristrutturazione attutendo gli effetti sociali. Ma devo dire che in questa fase la raccomandazione, al di là poi degli meccanismi specifici che ogni paese prende, la raccomandazione che giustamente ci viene anche da tutti gli organismi internazionali è quello di mantenere, di non ritirare troppo presto i meccanismi di sostegno all'occupazione, al reddito, alle imprese. Questo davvero è... Io posso garantire, qualsiasi riunione è un refrain che viene da tutte le istituzioni internazionali. Forse è cambiata una fase di pensiero economico, si sono tratte le lezioni della precedente crisi, e penso che i risultati si vedono, perché noi anche dal punto di vista dell'occupazione siamo riusciti ad attutire l'impatto di una caduta del PIL senza precedenti, preservando capacità produttiva. È evidente che questa non è una soluzione strutturale, non può essere solo una diciamo così, dei meccanismi di emergenza. Tuttavia siamo in una fase di emergenza ed è stato giusto realizzare questa intesa con le forze sociali. Se posso permettermi, tutti ovviamente dicono di salvaguardare i posti di lavoro con la cassa integrazione, però alcune istituzioni, l'OCSE ma anche la Banca d'Italia, sul blocco dei licenziamenti troppo esteso dicono che potrebbe creare delle conseguenze non troppo positive se protratta troppo a lungo. Sì, quanto sia questo a lungo è da definire. Anch'io ho espresso questa opinione, infatti noi avevamo già condiviso col governo un'uscita graduale proprio a partire da novembre. Naturalmente questo in uno scenario che era uno scenario in cui la ripresa, certo, sarebbe stata meno condizionata da un protrarsi di una seconda ondata così virulenta come quella che si sta realizzando. Quindi abbiamo ritenuto utile posticipare questa scadenza, al tempo stesso anche definire con chiarezza che da quel momento, per esempio, le imprese sopra i 15 dipendenti rientreranno nel loro regime ordinario di cassa. Quindi abbiamo anche ascoltato le imprese, abbiamo costruito una soluzione che per quanto possibile raccoglieva anche punti di vista e le indicazioni dei diversi attori sociali. E li posso assicurare, non ci sono state particolari richieste condivisione di eliminare prima questo, ma più un'attenzione a ovviamente offrire alle imprese una cassa che li aiutasse integrale a integrare questo tra virgolette regime speciale. Citava prima le politiche attive, le chiedevo di essere più rapido che avrei solo due domande da farle. Citava le politiche attive, non è materia direttamente di sua competenza, però quando scadrà la cassa Covid e il blocco dei licenziamenti a marzo, il mese successivo, se vado a memoria, dovrebbero scadere i contratti di circa 3.000 navigator. Diciamo, le politiche attive sono un disastro in Italia. E stranamente non se ne parla, non si sa cosa accadrà, diciamo, di questi navigator, se è un esperimento che è funzionato, non ha funzionato, bisogna trovare altre strade. Diciamo, sembra che è un tema che non interessa a nessuno, non appassiona a nessuno, ma lei ha ricordato che è un tema cruciale. Se ne è discusso, si sa cosa succederà tra qualche mese sulle politiche attive? Il mio auspicio è che il governo sta lavorando su questo, anche se naturalmente non è mia diretta responsabilità, che il recovery plan sia anche l'occasione per un potenziamento e una riforma del meccanismo delle politiche attive in Italia, che non funziona come dovrebbe e di cui invece un paese come il nostro ha drammaticamente bisogno. Quindi io spero che nel nostro recovery plan ci sia anche una riforma, un rafforzamento delle politiche attive che affronti anche le questioni che lei ha individuato. Un'altra cosa che è collegata a questa è il tema dei giovani. Lo scriviamo oggi sul Foglio. Questa pandemia colpisce molto di più gli anziani, comunque in base all'età diventa sempre più letale.
e le misure di contrasto doverose per arginarla però ricadono molto sulle fasce che rischiano di meno dal punto di vista sanitario, ma economicamente ne sopportano un costo molto forte. I giovani, sia attraverso la chiusura delle scuole, quindi hanno mancato accumulazione di capitale umano e quindi di redditi futuri. Quelli che avevano contratti a termine li hanno tutti persi. Chi avrebbe dovuto iniziare a lavorare, a fare stage, tirocini, apprendistato, non ha questa opportunità. In più si ritroveranno con 25 circa punti di debito pubblico in più, quindi stanno pagando molto i giovani, spesso vengono additati solo come quelli della movida che disperdono il virus, invece economicamente stanno facendo tutti un sacrificio enorme. Ma diciamo, è una categoria che non esiste nel dibattito di politica economica, non c'è un piano per i giovani, una politica. Cosa si sente di dire su questo tema? Per la Next Generation, che è il nome del programma europeo. In realtà, appunto, sono coloro ai quali è dedicato il programma fondamentale dell'Unione Europea, del nostro governo, che è appunto Next Generation. E i temi che lei ha toccato sono assolutamente centrali, per questo noi abbiamo nella manovra c'è questo intervento a sostegno dell'occupazione giovanile molto significativo, con la decontribuzione totale per 3 anni per le assunzioni di giovani, per questo ci sono più investimenti per la ricerca, per il diritto allo studio, per l'università, per la scuola. Per questo noi vogliamo puntare su un paese che sappia innovare, che sappia sostenere le sue start-up. Abbiamo già approvato un pacchetto start-up molto molto significativo. Noi abbiamo questo tema fondamentale e nell'impostazione con cui noi vogliamo, col nostro recovery plan, non fare interventi come quelli di natura anticiclica che hanno invece un'esigenza di sostegno immediato all'economia, ma investimenti per il futuro dell'Italia. Noi pensiamo a un paese che, proprio perché sa superare delle sue fragilità e debolezze strutturali che si trascina avanti da troppo tempo, da troppi anni, diventa finalmente un paese per giovani, un paese dove le giovani donne possono avere servizi, possono lavorare, poi le giovani madri hanno, i giovani padri hanno gli asili nido per tutti, dove si va fuori di casa e si comincia a studiare, ad andare fuori, ad essere indipendenti prima, dove ci sono delle opportunità per tutti, paese che investe sul futuro e che investe sulla sostenibilità, sull'innovazione, sulla ricerca, sulla formazione. Questo è l'Italia che può nascere con la straordinaria opportunità del recovery plan. Adesso certo siamo in un momento in cui dobbiamo stringere i denti, affrontare con sacrifici difficili che vedono sicuramente i giovani tra coloro che subiscono i contraccolpi principali, questa terribile pandemia che sta devastando il mondo e l'Europa. Sono un po' maltrattati anche nel racconto i giovani, no? Sono quelli che si divertono e infettano gli anziani, un po', diciamo, anche ingeneroso come racconto, non so se condivide la... Assolutamente, sì, no. Un'ultima... Non certo dal governo. Un'ultima domanda che è puntuale, le borse sono, diciamo, sono chiuse, quindi non rischiamo di troppi danni, almeno state oggi. State la tua domanda. Almeno oggi. Ma... No, dico, una domanda che inizia, le borse sono chiuse, suona... preannuncia minacciosa. No, non è minacciosa, è una notizia che circola sui giornali ed è il futuro del Monte dei Paschi, non è direttamente nelle sue mani perché ha un suo consiglio di amministrazione, però è l'azionista di maggioranza, il tesoro, quindi in ultima istanza, se ci fosse questa necessità di cui si parla, di un possibile aumento dovuto, diciamo, anche alla situazione economica, cosa farebbe l'azionista? Se ne è discusso, se ne è parlato? No, guardi, preferisco, se vuole, diciamo, torniamo sul MES. Tra le due è più domande. Delicato il MES di MPS. Le ribadisco per le ragioni per cui sono favorevole, perché sono risorse utili, ma sul Monte dei Paschi preferisco non addentrarmi. Noi stiamo lavorando, abbiamo lavorato per sostenere e rafforzare questa banca in un momento di difficoltà. Abbiamo, grazie al nostro negoziato e anche quello che hanno fatto i miei predecessori e con la Commissione Europea, definito un percorso di rilancio di questo istituto di credito, che naturalmente passerà anche, deve passare anche per un'operazione di fusione con un partner sufficientemente forte da consentire un futuro.
Questo è un percorso che può, diciamo, questo processo può prendere diverse forme e noi naturalmente seguiamo l'evoluzione degli sviluppi tenendo l'obiettivo strategico di rilanciare il Monte dei Paschi di Siena e di dare a questa banca un futuro per poter andare sulle proprie gambe. Le forme, il percorso con cui questo obiettivo verrà raggiunto non sono complesse e dipendono da troppi fattori per essere sintetizzate in poche battute. Io la ringrazio per la disponibilità e in bocca al lupo per tutto quello che ci sarà da fare, non sarà di certo semplice. Grazie. E un saluto al Ministro Gualtieri, dopo di noi ci sarà l'onorevole...